Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Anche oggi ci mettiamo in ascolto della parola che Dio ci suggerisce e anche oggi siamo accompagnati da una figura di una santa. Si tratta di Santa Francesca Giovanna de Chantal. È il 12 agosto. A dire il vero, oggi non è una festa o una memoria obbligatoria, il che significa che chi parteciperà all'Eucaristia, alla messa feriale di oggi, vedrai i paramenti verdi del colore ordinario, normale. Però sul calendario è riportato il nome di questa santa francese, vissuta a cavallo del 1600, era sposata, dal suo matrimonio nacquero 6 figli, poi rimase vedova e decise di percorrere la via della perfezione evangelica sotto la guida di un altro grande santo, San Francesco di Sales. Siamo nella zona della Savoia, in Francia. Ebbene, Santa Francesca Giovanna, sotto la guida spirituale di San Francesco di Sales, fondò l'ordine delle Visitandine, un ordine claustrale che faceva dell'amore a Dio il centro della propria vita. Anzi, possiamo parlare al presente perché questo ordine esiste ancora. Una comunità di Visitandine si trova anche poco distante da noi, a Treviso, nel monastero dove è anche conservata la reliquia del cuore di San Francesco di Sales. Accompagnati da queste figure, invochiamo lo Spirito. O Spirito Santo, vieni nel mio cuore. Per la tua potenza attiralo a te, o Dio, e concedimi la carità con il tuo timore. Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero. Riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, così ogni pena mi sembrerà leggera. Santo mio Padre e dolce mio Signore, ora aiutami in ogni mia azione. Cristo, amore. Amen. Il Vangelo di oggi ci mettiamo in ascolto di quello che la parola ci suggerisce. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: Restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se
se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Un brano di Vangelo particolarmente lungo, elaborato, torna il tema della fraternità che abbiamo già incontrato ieri, accompagnato da una parola ancora più forte, perdono. Simon Pietro si avvicina a Gesù e gli chiede: Signore, quante volte devo essere disposto a concedere il perdono? Fino a 7? Già mi sembrano tante. E Gesù dà quella risposta: no Pietro, 70 volte 7, il che significa sempre. Anzi, mi piace tradurla così: sempre, dovunque, con tutti. Il perdono va regalato a tutti. Pietro, non fermarti a contare sulle dita delle mani quante volte hai concesso il perdono. Non è roba tua il perdono, viene da altrove. Tu allarga il cuore, sii disposto a riceverlo e allora potrai darlo. Io me lo immagino questo povero San Pietro un po' impensierito, tramortito, spaventato, della serie: ma Signore, io non sono capace di perdonare così, non ce la faccio. Forse mi stai chiedendo qualcosa che è troppo esigente. E forse è qualcosa che pensiamo anche noi ogni volta che in chiesa sentiamo parlare di perdono. Bella parola, ma poi? La parabola ce lo spiega ancora meglio che cosa significa. Cioè, come fai a non perdonare quando tu stesso, la tua vita, la tua storia è una storia che nasce dal perdono che Dio ti ha usato, dalla misericordia che ti ha donato? Noi siamo come quel servo a cui è stato perdonato molto, ma che poi non è capace di perdonare un debito minimo da parte di un proprio compagno. E allora oggi dobbiamo proprio chiedere al Signore che ci accompagni con il suo Spirito a camminare verso questa meta, anche se ci sembra troppo alta. Perché noi ragioniamo così: siccome il perdono è una cosa grande, siccome la meta ci sembra così distante e la vetta così ardua, allora non ci mettiamo neanche le scarpe per partire. No, piuttosto, ricordati che il perdono è un cammino, un viaggio. Non è soltanto un atto puntuale, è un processo. E come tale, allora, se è un cammino, coinvolge necessariamente il tempo, le sue dinamiche. A partire dall'oggi, il presente, puoi lavorare su qualcosa che è accaduto, quindi sul passato, e così aprirti ad un avvenire nuovo, il futuro. Questo è molto importante, perché il passato tu non lo puoi cambiare. Quello che è successo, punto. Però puoi decidere, oggi, come ricordare quel fatto passato, quella persona che magari si è comportata con te in una determinata maniera. Questo lo puoi fare oggi. La grazia di Dio ti viene data oggi per guardare in modo diverso al passato e così aprirti al futuro. Questo significa il perdono. Dunque, non rinunciare al viaggio. Mettiti piuttosto in cammino. Ci aiutino i santi che in questi giorni stiamo invocando, ci aiuti la grazia di Dio a restare aperti, accogliere il perdono del Signore, magari nel sacramento della riconciliazione, e poi essere disposti a dare quella piccola carezza di perdono agli altri. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. A tutti e a ciascuno l'augurio di una buona giornata, accompagnati dalla grazia del Signore.